Ciao, ecco a voi il resoconto dell'attività di questa settimana. In poche parole, alcuni punti. Ci stiamo battendo per la discarica di Legoli perché si dica no ai codici di rifiuti speciali, perché quella discarica si chiuda il più presto possibile. Questo si può fare adottando la strategia rifiuti zero. La nostra mozione è perché affinché la regione aderisca alla strategia rifiuti zero è ancora ferma in commissione e impianteremo un casino pazzesco perché abbiamo necessità e urgenza di affrontare questo tema. Il secondo aspetto affrontato importante è il tema dei risparmiatori truffati. Come abbiamo detto più volte, sono stati truffati due volte, dalle banche e dal governo che ha scelto di aiutare i banchieri e non i risparmiatori. In questi giorni stiamo assistendo a un vero e proprio svuotamento delle funzioni del sistema camerale, del sistema delle camere di commercio della Toscana e dell'Italia tutta. Abbiamo a rischio attualmente in Toscana 200 posti di lavoro su 700 dipendenti e vedremo perse probabilmente da quelle bozze che abbiamo in nostro possesso, vedremo perse tutte quelle che sono delle competenze specifiche della Camera di Commercio che per moltissimi anni sono state messe a disposizione delle aziende e dei cittadini. Noi abbiamo presentato già una mozione che sarà presentata al prossimo Consiglio dove chiederemo l'impegno della Giunta per questi lavoratori e per questo patrimonio di competenze e Davilla in Parlamento sta facendo altrettanto e ha presentato un'interrogazione. Terremo alta l'attenzione per i lavoratori, per i cittadini e per le imprese su tutto questo. Procede senza soluzione di continuità la controschiforma sanitaria della Saccardi, che ha anche in questi giorni affermato e poi disconfermato la privatizzazione della sanità come male necessario per questa regione. Noi la contestiamo in tutti i modi possibili e continuiamo a sostenere una sanità pubblica, universale e gratuita per tutti i cittadini. Eugenio Gianni, il presidente del Consiglio regionale della Toscana, contribuisce ad aumentare le spese della nostra regione. Ha chiesto l'autorizzazione al Consiglio a legiferare e quindi a riconoscere ulteriori figure che dovrebbero aiutare quella che è la sua di posizione istituzionale. Un portavoce istituzionale è un responsabile della comunicazione. Sono spese che assolutamente non possiamo accettare. Sono spese che vanno a gravare ulteriormente sul bilancio di questa regione. Pertanto, noi richiamiamo il Presidente del Consiglio a quella che è la sua di carica e a una maggiore presenza all'interno delle riunioni del Consiglio quando ve lo vediamo sostituito dalle figure dei vicepresidenti. E con questo suo comportamento a contribuire a non gravare sul nostro bilancio. Salve a tutti. Il lavoro di questa settimana in Consiglio regionale è stato arricchito da tre proposte importanti. La prima è legata all'annoso problema dei pendolari in Toscana e la nostra interrogazione è stata centrata proprio sul problema dei treni swing, che sono di proprietà regionale, ma che hanno dei gravi problemi di software e per questo i pendolari vivono costantemente dei disagi, soprattutto nel tragitto casa-lavoro. La seconda nostra proposta, che fra l'altro ha avuto anche largo spazio nei giornali, è quella di abolire i vitalizi regionali per gli ex consiglieri, abolirli in toto. Infine, abbiamo fatto un'interrogazione sui mancati introiti per la regione legati alle imposte sul demanio idrico. Fra l'altro, una cosa che è abbastanza grossa, perché dopo la nostra interrogazione la Corte dei Conti ha fatto un esposto. Per concludere, vogliamo invitare il Consiglio regionale toscano a lavorare in maniera celere, come tutti i lavoratori arrivano in fondo alla giornata e concludono il proprio lavoro. Il Consiglio regionale dà due consigli e non sta concludendo il lavoro delle mozioni.